La morte a nessuno, però ci sono stati un sacco, ma un sacco di furti qui nella zona. Che se uno entra in casa, anche se hai paura, la prima reazione è quella di difenderti. Migliaia le persone che sono arrivate a Monte San Savino per la fiaccolata, per manifestare solidarietà a Freddy Pacini, l'imprenditore savinese che ha ucciso il 29enne moldavo che si era introdotto all'interno della sua azienda assieme ad un complice. Qui sono arrivate persone non solo dal comune di Monte San Savino ma anche dai comuni limitrofi, erano presenti anche tutti i sindaci della Valdichiana e anche il sindaco del comune capoluogo, il sindaco di Arezzo. Se il cittadino onesto lavoratore è costretto a difendersi come lui ha fatto, la tragedia che ne è venuta fuori non è colpa sua. Alla fine in tutto 2000 è presente un serpentone di fiaccole che arrivava da una parte all'altra del paese e di fronte alla residenza dei Pacini che aveva le persiane chiuse un lungo applauso. Freddy Pacini di fronte al magistrato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti sono riusciti a risalire alla vera identità del malvivente ucciso. Era un latitante colpito da ordine di carcerazione della Procura di Milano. Per sostenere le spese legali sono stati raccolti e donati alla famiglia Pacini oltre 4.000 euro. Solo difendersi. Non dovrebbe essere neanche processato, secondo lei? Processato, assolutamente. Una cosa del genere non dovrebbe andare nemmeno in processo. La manifestazione si è conclusa di fronte al Cassero. Come si fa a convivere con l'idea di aver comunque ucciso un uomo? In qualche modo se ne sarà pentito, sicuramente. Però qualcosa doveva fare, insomma. Purtroppo le istituzioni non ci sono che fanno giustizia, quindi bisognerà fare qualcosa. Non lo so se è un bene o un male, però quando siamo lì non si sa quello che si fa, magari come reagiamo.